Ciao a tutti! Oggi dall'internet ho avuto una grande illuminazione. Ho scoperto, infatti, che non importa l'essere bravi, fare pratica e sbattere la testa sulle cose per realizzare delle cose belle. L'importante è perderci il tempo, metterci l'impegno. E tutti, dico tutti, devono congratularsi con noi a prescindere dal livello qualitativo di ciò che facciamo, produciamo, cantiamo, disegniamo, realizziamo in totale. Infatti, da oggi ho deciso che canterò per voi una canzone bellissima che deve raggiungere almeno 1 milione di mi piace. The bear,
Bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear, bear
Come dite? Non vi è piaciuta? È impossibile! Ho cantato per ben 10 minuti! O forse no? Chi può dirlo? Voi non sicuramente, non siete stati qua quando registravo. No, seriamente, non potete criticare questa canzone bellissima che ho scritto. Il testo è significativo, le mie qualità canore sono elevatissime. Se non la capite, se evidentemente non vi piace, il problema è vostro. Non vi dovete azzardare a criticarlo, non vi dovete azzardare a dire «Ma sai, ci sono artisti che hanno studiato per anni per arrivare a un livello qualitativo reale». No, io non ne ho bisogno. Nessuno ne ha bisogno, siamo tutti bravi a fare tutto. Dal disegno alla scultura, alla scrittura, a realizzare anche opere più della vita quotidiana, come la costruzione di un tavolo. Se tu fai un tavolo con due piedi e quello cade, ma è colpa di chi l'ha comprato che non lo sa far stare in piedi. Se una cosa è fatta male, è solo una concezione tua. Perché in realtà niente è fatto male, tutti siamo bravi a fare tutto. Io per esempio, vedi, per fare questo video ci sto mettendo ore e ore e ore, o forse pochi minuti, ma soprattutto ore e ore. Quindi se tu fai un disegno e ci metti 10 ore, è bello e basta. Se tu fai una canzone e per scrivere il testo ci metti un mese, è bello e basta. Se tu per scolpire una scultura di marmo ci metti 10 anni, non importa che tu abbia scolpito un pene con un cappellino. È bello e basta. Quindi adesso andate tutti su Facebook, o su DeviantArt, o su quello che volete, e create tutto quello che più vi pare. E mi raccomando, se vi fanno delle critiche, cancellate i commenti, ma andate tutti a quel paese. E già che ci siete, provate a vendere le vostre ciofeche a 1 milione di euro. Non si sa mai che qualcuno se le compri. Sono sicuro che questo video vi è piaciuto perché ci ho messo l'impegno a farlo. Non per nulla, se il video non vi è piaciuto, potete comunque mettere mi piace e scrivermi un commento positivo, perché è così che fanno le persone brave. Se il video non vi è piaciuto, non dovete lamentarvi con nessuno, dovete condividerlo, dovete mettere mi piace. Se invece il video vi fosse piaciuto, quelli sono problemi di gusti vostri, ragazzi. Avere brutti gusti... se vi è piaciuto è giusto. Mi sono confuso. Comunque... spero che apprezziate il fatto che io in questi video li faccio con spontaneatezza. Vedi, con spontaneatezza. Che cos'è spontaneatezza? Porca miseria. Sì, ho deciso che in questo video, dato che tutto è bello, quel che viene bello, o che ha il pisello, a seconda dei gusti, non farò modifiche, non farò tagli, e tutte le puttanate che dirò mentre registro le manderò in registrazione nella puntata. Sì, non importa, tutto quello che faccio, dico, faccio e scrivo. Vedi, mi sto confondendo, sono andato nel pallone, quindi vi saluto, addio, forse al prossimo video, forse no, chi lo sa.